Una degli ospiti d'onore alla festa dell'Atletica Toscana per quest'anno è Chiara Bazzoni, reduce da un grandissimo esaltante record italiano, quinto posto con la 4x400 indoor a questi mondiali di Birmingham. Raccontaci ancora a distanza di qualche settimana le sensazioni. Ma innanzitutto è sempre un piacere essere qua alla festa della Toscana. Per quanto riguarda il record italiano di Birmingham, è stato tutto inaspettato, dalla convocazione alla finale e al record italiano. Sicuramente ogni volta è sempre un'emozione nuova e anche uno stimolo per proseguire la stagione e sperare in altri risultati. In realtà tu hai già metabolizzato questa bella vittoria, questo risultato esaltante, ma a noi rimane negli occhi una grande emozione che vuol dire che voi ci siete, un risultato che rimarrà comunque negli annali, insomma siete arrivati a darci delle emozioni a Birmingham che non ci aspettavamo in qualche modo, ma sono arrivate e fanno parte di quello che è il tuo valore, insomma, che è sempre stato il tuo valore, il tuo standard. Ma la staffetta ha sempre dimostrato nel corso degli anni che è una di quelle gare dove forse uno riesce a dare anche più di quello che vale. È l'unica specialità dove si gareggia in gruppo, in squadra, e il fatto probabilmente anche di riuscire ad essere tutte e quattro nel picco della forma, nel momento più importante, ha dato questo risultato che sicuramente appunto rimarrà perché è un record italiano. E poi diciamo che indoor, la gara indoor fa emergere di più forse le doti agonistiche caratteriali rispetto a quelle diciamo in senso assoluto, forse un pizzico di più perché c'è la lotta, c'è il corpo a corpo. Sì, le indoor c'è il contatto con l'avversario, cosa che nella gara individuale all'aperto non c'è, e quindi chi ha quel tipo di agonismo riesce sicuramente a tirarlo fuori e a fare un risultato migliore. Senti, come prosegui la tua stagione? Senza voler mettersi pressione, perché sei già, diciamo, ci hai già dato tante gioie, che noi ci accontentiamo anche, però ci sono altri traguardi davanti, vediamo che succede. Ma sicuramente gli obiettivi ci devono essere, se no uno non certo riuscirebbe ad allenarsi e a faticare tutti i giorni. Quindi spero proprio tanto gli europei di Berlino e poi vediamo, sarà. E allora diciamo qualcosa agli atleti toscani e anche gli altri che ci guardano, un messaggio, un augurio, un in bocca al lupo. Un in bocca al lupo a tutti gli atleti, fate quello che vi piace, senza sacrificio appunto, ma con piacere, con degli obiettivi piccoli ma anche grandi che vi permettano di sognare e poi perché no di realizzarli. Grazie a Chiara Bazzoni.